Ma certo, quando al signore gira storto, mano ferma, altrimenti mano morta, ma non farmi ridere. Non vedo per quale motivo dovrei discutere con te. Pensa al tuo lavoro e ai ragazzi, va bene? Vuoi e dire non ti che muovere non da casa. Prendo cura dei ragazzi? Signorine, di qua, per favore. Franco? Bene, ragazze, mettetevi comodi. Eccoci qui. Visto? Dice proprio quello che fa al caso tuo, caro no, Franco. Ti ringrazio tanto del pensiero, ma in questo momento ho un altro problema. Non è il caso. No, non hai capito. Non è come pensi. Il piano è un altro. Loro due sono l'ideale per far ingelosire tua cugina. Sì, ma prima devo andare a sistemare una cosa al Lago del Sole. Scusa, però io ho detto che non poteva uscire nessuno. Ma va bene, farò un'eccezione per te. Adesso tu ti porti via le ragazze e farò in modo che Olivia ti veda. Le devo portare con me? Beh, farò un sacrificio. Aspetta. Amici? Amici? Bene, ragazze, adesso andrete col signor Franco. Lui è il nostro responsabile del casting, sapete? E fate tutto quello che vi dice, perché decide lui per quanto riguarda la pubblicità. Salve. Per di qua vi porto io. Allora, ragazze, aspettatemi fuori, eh? La porta è laggiù, io vi raggiungo subito. Sì. Da dove saltano fuori? Perché non me le arrestate? Dai, presente. Che schifo che mi fate. Siete maschilisti, profittatori, fissati. I maschi sono tutti uguali, pensano solo ad una cosa. Aspetta. Flor, devi farmi un favore. Il tuo gruppo deve suonare al Lago del Sol per la chiusura. Che cosa? Sì. Mi piacerebbe tanto, ma sei matta? Massimo non ce lo permetterà. Non hai visto che adesso si è fissato con le regole, la severità? Tutto bene, la... mi ha autorizzato. Altrimenti ma non ci darò più un soldo. Vi prego, ragazzi, ne ho bisogno, per favore, Flor. Altrimenti non si ha detto che... Cosa non va, ragazzi? No, va tutto bene, ma dovrebbero venire anche Florencia e Nicolas, come al Lago del Sol, nella chiusura. Che cosa hai contro di me? Perché lui sì e io no? Perché altrimenti te ne vai in giro. Ti distrai, trascuri i ragazzi. E poi voglio che tu resti qui perché noi andiamo in azienda. Ma che ti succede? Perché non fai altro che criticare tutto quello che... Smettila, Florencia, smettila. Ti ho detto che resti qui e basta. Andiamo. Andiamo, sì. Mi manda in bestia, mi manda facciamo? In bestia con le sue arie da... e zitta, sì? Bene. Vuoi che mi incateni al tavolo, eh? Vuoi che mi incateni al tavolo da cucina? Saresti più contento così? Ma per favore, ci mancherebbe solo questo. Non ci posso credere, chi lo capisce? È proprio non strano. Non preoccupate, adesso che se ne sono andati sarà uno scherzo scappare. Chiamate Bata, date da mangiare ai due gatti che sono in giardino e io torno subito. Grazie, Flora. Brava. Grazie. Andiamo. Olivia. Ciao. Come stai? Bene. Ne approfitto per invitarti al Lago del Sol, c'è la chiusura, i ragazzi suoneranno. Vieni con noi. D'accordo, bene, però prima devo andare dalla sarta con Bernardo, poi diremo lì, va bene? Certo. A presto. Ciao. Andiamo, dai. Sì. Già. Dove pensavi di andare? Io non sono la tua pupilla, perciò non devo darti spiegazioni. Abiti qui e io ti ho detto di non muoverti. Glielo hai promesso. Tu che c'entri? Perché ti impicci? Chi sei? A te non ho promesso niente. No, però, Flor, lui è il tuo capo e ha diritto ad essere rispettato. Dove andavi con questo? Dove andavo con questo? Vuoi sapere dove andavo con questo? Esatto. A lavare quello che c'è dentro. A non farmi ridere, hai aspettato che uscissi per filare. Dove dovrei andare se non mi fai uscire di casa? Signore, mi scusi, credo che la signorina debba venire con noi. Ho controllato gli appunti ed è indispensabile. No, non posso uscire perché sono in castigo. Le ricordo che è stata lei a parlare per prima con la signorina Marichita Pitaluccio. Sì, è vero. Con quella ricastra? Sì, no, sì. Datele un bacione basta. Da parte mia, ma non basta, posso venire, devo andare in lavanderia. Noi. Siamo quasi a posto, ragazzi. Questo non è vero, non abbiamo niente. Manca la cantante, mancano i vestiti. Sta per arrivare, sta tranquillo. Hai visto che ora è? Ehi, ragazzi, che fate? Il tempo passa. Qui la gente sta aspettando lo show. Che succede? Ci siamo allora, quasi pronti. Ci siamo, sì. Davvero? Cominceremo fra sbrigatevi, poco, tranquillo. Sbrigatevi, forza. Arrabbiata. Passerà. Scusate, noi che dobbiamo fare? Ci aiutate, ecco quello che dovete fare. Sì. Bata, per favore, accompagnami sì, a me di la faccia, qua, eh? Di qua. Io aspetto Flor. Sei nervoso? Vuoi che ti faccia un massaggio? Bene, perché no? Mi metto qui, eh?
Ah, adesso sì, mi sento già meglio. Che brava, hai le mani magiche. Dimmi una cosa, anche le tue labbra sono così? Non lo so, prova. Bene, come si sta bene in ufficio? Vogliamo sederci? La pubblicità era per... silicone? Push up. Ah, è vero. Bene, le spiego come funziona. Lei ci dice che cosa vuole e noi le facciamo la scarpa su misura, contenta? Brava, non potevi spiegarti meglio. Mi fa piacere. In questo momento il responsabile del casting sta lavorando intensamente con le finaliste che lei ha scelto. Chi, caro Franco? Sì, Franco. Sono sicura che ce la sta mettendo proprio tutta. Bene, la signora è contenta, abbiamo finito e... Ma è meglio cosa così. Dice? Abbiamo appena cominciato. Avete almeno un preventivo da farmi vedere? Sì, sì, vado a fare le fotocopie e torno subito. No, lascia, ci vado io. Ma vado che dici? Resta qui, questo no, è il lavoro della segretaria. Delfina, che discorsi sono? Siamo tutti uguali, dal primo fino all'ultimo, dall'ultimo al primo. Ci vado io perché mi diverte. Adoro schiacciare i bottoncini, è uno spasso. Vado alla toilette. Yvonne, devo chiederti una cosa. La fotocopiatrice, dove si trova? È di là. Ma che strano. Florence è corsa via dalla parte opposta. Allora deve essersi confusa, no? Si è confusa e molto. Ma Delfina, per favore, mostra il set alla signora. Io torno certo, subito. Certo, con Scusate. Piacere. Signora Pitaluga, se vuole venire con me. Di qua. Profumino, cos'è quella roba turchese? Ah, questo qui è Zaret, molto speciale, raro e buonissimo. E solamente per io. È la solita egoista. Spero vivamente che le bruci il palato e che le caschi la lingua. Tu sei sempre il solito maciordomo egoista e molto invidioso. Vieni, prendi una tazza. Non fare quel muso lungo perché Greta divide con te. Sì, l'ho rubato... In stanza di Frau Malamala. Deve essere carissimo. Ecco qua. Questo è l'estratto più potente e micidiale che ci sia. Bisogna stare molto attenti con le dosi. Tè Cirocchi. Questo tè ti dirà... Che sarà? Ginkgo biloba? Ginseng? Guaranà, giraffa, Giorgio. Sai cosa ti dico? Io poi per lui come ingrediente in salsa. Qui c'è troppa tensione conigli. Andiamo a passeggiare nel... Sai che in Egitto c'è una beauty farm fantastica? Ci andiamo, mal alla cara? Ma certo, tesoro. Che cos'hanno? Tè Cirocchi?